Questa è la vettura vista nei video precedenti riparata. Quindi riparazione con leve e ventose, vedremo poi quali, che non richiederà la verniciatura in carrozzeria. Quindi vettura riparata con la tecnica a freddo. Andate a vedere il video precedente per l'entità dei danni che presentava questa macchina. Quindi presentava dei bolli da ammaccatura più difficili come riparazione rispetto ai bolli da grandine. Che attrezzi sono stati utilizzati? Per le porte sono stati utilizzati della Dentcraft questi attrezzi, uno, poi due e questo attrezzo manuale. Per i parafanghi invece sono stati utilizzati degli attrezzi che utilizzavano i levabolli 50 anni fa. Vanno benissimo, sono attrezzi autocostruiti, in questo caso attrezzi acquistati da un levabolli con 50 anni di esperienza, questo per i parafanghi. Se vi interessa sapere come è stato realizzato, come costruirlo, fatemi le domande nei commenti o tramite mail. Quest'altro attrezzo è sempre per i parafanghi. Differenza, lo vedete subito, la curvatura. Quindi attrezzi realizzati a mano che hanno lavorato per 50 anni e vanno benissimo. Invece, per utilizzare le ventose è stato utilizzato in alcuni punti questo estrattore manuale a battitoio e in altri punti e in alcuni punti sulle porte è stato utilizzato questo attrezzo a pinza. Vedete nei video precedenti come si utilizzano, dove va utilizzato questo attrezzo a pinza e dove è preferibile utilizzare questo rispetto all'estrattore a battitoio. Come martelli sono stati utilizzati questi due martelli, anche in questo caso autocostruiti, che venivano già utilizzati 50 anni fa. Spesso questi martelli realizzati opportunamente vanno a sostituire tutti i martelli Dentcraft, Ultradent, quindi martelli costosi che il più delle volte non hanno il peso adeguato e non lavorano in maniera corretta la lamiera. Questi sono martelli da 200 grammi che è il peso ideale per spianare la lamiera senza creare solchi e lucidati in questo modo senza danneggiare la vernice. Quindi se incontrerete dei levabolli che ormai hanno 70 anni o più e 50 anni che hanno lavorato come levabolli, vedrete che loro preferiscono utilizzare martelli di questo tipo in alternativa a martelli di marca come martelli Dentcraft, che non hanno la curvatura e il peso adeguato per effettuare correttamente le lavorazioni. Come altri attrezzi manuali invece sono stati utilizzati per piccole rifiniture nei parafanghi questo attrezzo per entrare nel bollo e rifinirlo e questo attrezzo e in alcuni punti questo attrezzo. Come ventose invece sono state utilizzate per sgrossare il bollo, sono state utilizzate queste ventose qua. Quindi colla su tutta la ventosa, tirando adeguatamente si è portato il bollo più in piano possibile e si è andato poi a rifinire con le leve e col martello in acciaio.
Se video di questo tipo vi interessano, fatemelo sapere. Attualmente sono attivi i corsi dove è possibile imparare le tecniche di base per le lavorazioni, quindi parte di teoria, parte di pratica. Se invece avete interi piazzali da riparare, vi interessano squadri di levabolli per eseguire le lavorazioni, inviatemi tramite mail le foto di qualche vettura del parco auto da riparare per un preventivo di spesa. Se video di questo tipo vi interessano, fatemelo sapere nei commenti. Se volete vedere riparazioni su parti specifiche di vettura, scrivetemelo. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che verranno pubblicati nuovi video.